La riconoscete questa signora? Forse queste immagini vi possano aiutare. È Maria Carmela Lanzetta, ex ministro degli affari regionali. In meno di un anno è passata dai banchi del governo al bancone della sua farmacia a Monasterace, in provincia di Reggio Calabria. Di lei si dice che fosse un ministro invisibile. Quello che saltò agli occhi più che altro furono gli stivali, forse non del tutto appropriati, indossati il giorno del giuramento davanti a Giorgio Napolitano. Dopo un anno di lavoro a Roma, Matteo Renzi aveva scelto per lei un destino diverso, un posto nella giunta regionale calabrese di Mario Oliverio. Incarico accettato sul momento, ma qualcosa poi è cambiato. Ho riflettuto per qualche giorno assolutamente da sola e ho rifiutato dopo aver letto delle ombre che ci sono sull'assessore Nino De Gaetano. Questione di etica per lei che vive sotto scorta dopo che la sua farmacia è stata presa di mira dall''Ndrangheta nel 2012. Troppo imbarazzante, insomma, la presenza della squadra di governo di un assessore chiacchierato. Così ora è tornata al suo lavoro, anche se non vuole abbandonare la politica. Ho avuto veramente il grande onore di fare il ministro degli affari regionali e delle autonomie locali. Degli 11 mesi passati in via della stamperia non cancellerebbe nessun ricordo. Sono stati intensi e formativi per lei che era arrivata a Roma da un piccolo paese della Calabria. Maria Carmela Lanzetta ha un solo rimpianto, quello di non aver potuto aiutare il sindaco di Casal di Principe nella sua azione amministrativa. Aiutare il comune di Casal di Principe a superare i gravi problemi parte da lontano, significa parte da quell'esperienza acquisita in Calabria di comuni che hanno difficoltà e hanno bisogno di ritornare alla normalità.